'Ndrangheta è l'organizzazione più dura, più cruda e più asciutta che noi conosciamo in Italia. È diventata molto credibile nel panorama internazionale, soprattutto in Sud America, non solo per la sua durezza, ma anche perché meglio e ben organizzata, poiché ha mandato in Sud America dei broker che vivono stabilmente lì e riescono ad ottenere una droga di qualità, una cocaina di qualità, ai prezzi più bassi, cioè a 1.200 euro al chilo. Ma l'Ndrangheta è oggi l'organizzazione leader nel traffico internazionale perché è quella più ricca, quella più potente, quella più credibile. In una conversazione intercettata in Colombia, due narcotrafficanti, parlando dell'Ndrangheta, si esprimevano in modo molto chiaro e inequivocabile. L'Ndrangheta è solvibile, l'Ndrangheta non ha collaboratori di giustizia, e quindi queste due qualità, queste due caratteristiche hanno fatto dell'Ndrangheta un'organizzazione con la quale molti vogliono fare affari. E questo ha portato l'Ndrangheta oggi ad essere leader nel traffico di cocaina con un fatturato di 44 miliardi di euro l'anno. I proventi del traffico di cocaina finiscono nelle mani delle grandi organizzazioni criminali. Alle popolazioni locali, ai paesi sfruttati, rimangono solo devastazione e degrado. Ma dove finiscono i soldi della cocaina? Se lo chiedono due economisti dell'Università delle Ande di Bogotà, Alejandro Gaviria e Daniel Mejía, autori di uno studio che nel 2012 fotografa l'economia della cocaina. I risultati confermano che in Colombia resta solo il 2,6% dei profitti, mentre il 97,4% se lo dividono le organizzazioni criminali e gli operatori finanziari dei paesi maggiormente coinvolti nel consumo di cocaina. Le ragioni, come spiegano gli autori della ricerca, sono dovute all'ipocrisia delle nazioni consumatrici, più impegnate a sbandierare cifre che a ottenere risultati, ma anche alle restrizioni del sistema bancario colombiano che, a differenza di quello occidentale, non facilita affatto il riciclaggio di denaro. La società colombiana, spiega Gaviria, non ottiene alcun vantaggio economico dal traffico di stupefacenti, mentre enormi profitti vengono realizzati dalle reti di distribuzione criminali nei paesi consumatori. Per i due economisti colombiani, in Europa e in Nord America, il denaro si disperde, entra nel sistema, garantisce l'aumento dei depositi bancari, l'indice con cui vengono classificate e giudicate le attività delle filiali bancarie, il lavoro di un direttore. Le autorità americane o britanniche preferiscono stare dietro alla microcriminalità della cocaina o alle coltivazioni in Colombia, piuttosto che perseguitare le grandi banche. Il reato di mafia non è tipizzato negli altri paesi europei e quindi questo ci pone una problematica di riconoscimento di questo reato. Questo naturalmente è una questione che noi abbiamo posto anche al Ministro della Giustizia Orlando per farsi promotore anche in Europa di una sensibilizzazione della necessità comunque di un riconoscimento di questa problematica che ormai purtroppo non è soltanto italiana, non è soprattutto calabrese, ma è una realtà che si estende, come ho detto prima, in molti paesi del mondo. È l'esempio per esempio della Germania, è un esempio eclatante della presenza dell'Ndrangheta, eppure in Germania non esiste il reato di mafia. E questo per anche la giustizia italiana, per le investigazioni, è un problema.
ci sono tante dinamiche che ancora sono sconosciute. Intanto la cocaina non suscita allarme sociale perché crea status symbol, è quello della grande bellezza, delle strisce candide. E poi l'altro aspetto preoccupante è legato ai soldi della cocaina, che entrano con grande facilità nel mercato legale. Oggi i soldi della cocaina non vengono rifiutati né dalle banche, né dagli imprenditori, né dai professionisti che mettono al servizio degli 'ndranghetisti le loro conoscenze, le loro competenze. Quindi c'è ancora tanto da capire, anche perché soprattutto nel settore degli investimenti molti miliardi dell'andrangheta finiscono nei paradisi fiscali, finiscono in zone che sfuggono al controllo e alla valutazione delle nostre direzioni distrettuali. Per esempio, ci sono delle stime che parlano di 20 milioni di potenziali tossicodipendenti in Cina, e ci sono già primi segnali della presenza dell'andrangheta anche in quella parte del mondo. Nel corso dei decenni le 'ndrine hanno fiutato l'affare. Una gallina che depone le sue uova d'oro a decine di migliaia di chilometri di distanza. Ed è in Sud America che a partire dalla fine degli anni 90 l'andrangheta ha inviato i suoi affiliati. La trattativa è un discorso di domanda e offerta. I calabresi riescono a ottenere prezzi bassissimi perché vanno lì e comprano quantità ingenti, comprano tonnellate. È come il grossista che va a comprare meloni in Puglia o pomodori in Campania, cerca di comprarne più possibile per avere il prezzo più basso. E quindi io compro 5.000 kg di cocaina, non vuol dire che io oggi ho bisogno di 5.000 cocaina. Io intanto la blocco e poi faccio arrivare in Italia 100-200 kg per volta in borsoni, nei container, e però già ho fissato il prezzo per 5.000 kg, anche perché non esiste ormai un grande cartello come poteva essere quello di Calo, di Medellin. Ormai sono tanti piccoli cartelli che a loro volta, per rifornire di 5.000 kg di cocaina, si devono consorziare, come si consorziano le famiglie di 'ndrangheta quando devono comprare 5.000 kg di cocaina. Cioè 3-4 famiglie di 'ndrangheta si consorziano tra di loro per comprare. Io ho bisogno di 1.000 kg, io di 500, io di 300, si consorziano tra di loro e danno ordine al broker che in Sud America vai a comprare 5.000 kg. In Commissione Antimafia abbiamo fatto una serie di audizioni proprio legate all'aumento sicuramente di del narcotraffico per quanto riguarda soprattutto l'andrangheta. Io vorrei ricordare che oggi l'andrangheta è l'organizzazione criminale più importante del mondo per narcotraffico e sicuramente quella considerata la più affidabile. È un vero e proprio impero. Noi dobbiamo pensare che la Calabria rimane, diciamo, la base, ma che ormai logisticamente la presenza dell'andrangheta sia quasi in tutti i paesi del mondo. Se noi avessimo una cartina davanti e disegnassimo di rosso le nazioni dove l'andrangheta oggi è presente, dove ha aperto un ristorante, una locale, capiremo quanto oggi questa organizzazione è diventata potente. Tra le piantagioni di coca del Sud America e le candide strisce che animano le notti delle grandi piazze europee si snoda una filiera di dannati, manovali, spesso bambini costretti a vegliare sui processi di raffinazione delle foglie di coca. Ricevono in cambio gli scarti della produzione e con essi, nella maggior parte dei casi, la condanna alla tossicodipendenza. I raccoglitori sono sempre molto giovani, spesso ragazzini.
che anziché andare a scuola passano le proprie giornate a strappare con le mani le foglie di coca dai remoscelli. Procedono a oltranza e riescono ad accumularne anche più di 20 kg in un giorno di lavoro. Quando il carico è completo, le foglie vengono portate nei pressi del laboratorio. La lavorazione può differire in alcuni dettagli, ma i passaggi salienti sono più o meno gli stessi in ogni paese produttore. A volte le foglie vengono fatte seccare prima di essere lavorate, altre volte vengono utilizzate fresche. Spesso vengono sminuzzate, in altri casi lasciate intere, ma sempre vengono immerse prima in un miscuglio di candeggina e cemento, diluita con acqua e poi nella benzina o nel cherosene, dove restano per alcune ore, in modo che gli alcaloidi contenuti si trasferiscano nel liquido solvente. Per accelerare e migliorare il passaggio degli alcaloidi, spesso gli stessi ragazzini procedono a pestare con i piedi nudi la massa di foglie, come si faceva un tempo con l'uva da vino. La cocaina si produce coltivando le piante, si estrae dalle foglie. Ad esempio in Perù le foglie si raspano come una grattugia, le utilizzano i bambini di 6-7 anni, 8 anni, poi mentre in Colombia si raccolgono le foglie, si mettono in una grande vasca e col decespugliatore si frullano. Ci sono 10 tipi di piante di coca, quella più redditizia è la boliviana blanca, perché si possono fare fino a 3 raccolti l'anno. La differenza tra una pianta e l'altra la si riconosce dalla viscosità del gambo. Una volta frullate le foglie, si mette del cemento, il cemento da costruzione in polvere, per incominciare a dare una certa consistenza a questa poltiglia. E poi si incominciano le varie fasi di almeno 10 precursori chimici, dei vari passaggi, cioè incominciando intanto con la macerazione di queste foglie, di questo impasto, che può andare dal cherosene, può andare da altri precursori chimici. Quando non ci sono, si allevano i maiali, si raccoglie l'urina del maiale e si fa macerare questo impasto, le foglie di coca si fanno macerare nell'urina del maiale. In Colombia, Bolivia e in Perù si coltiva la foglia di coca, che poi è il principio attivo da cui si ricava la cocaina. Per raffinare la cocaina c'è bisogno di solventi, di reagenti, di catalizzatori, ci sono tanti passaggi. I narcotrafficanti oggi gestiscono quasi tutta la filiera perché sfruttano i granjeros, che poi sono i contadini che coltivano le foglie di coca e poi devono condividere i profitti di questo grosso business con i guerriglieri delle FARC, che sono quelli che controllano le rotte. Anzi, negli ultimi tempi addirittura le FARC hanno cominciato a coltivare le foglie di coca e quindi a raffinarle. La 'ndrangheta entra in tutto questo passaggio già nella prima fase, perché spesso investe nella coltivazione di foglie di coca, ma soprattutto riesce ad acquistare cocaina ad un prezzo straordinario rispetto alle altre organizzazioni criminali.
Rapporti quasi simbiotici con le potenti organizzazioni paramilitari colombiane. Fiumi di droga, dal Sud America all'Australia, passando tonnellate di cocaina occultata nei posti più impensati, nelle latte di tonno industriale, nella plastica. La prima vera grande inchiesta, che svela per dimensioni e imponenza il marchio di fabbrica dell''ndrangheta sul narcotraffico, è l'operazione Decollo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Gli arresti sono scattati in Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, Colombia, Venezuela, Brasile e Spagna. Decollo e anche Decollo Bis nel 2004 e nel 2006 misero in luce l'impressionante traffico di stupefacenti gestito in particolare dalla cosca Mancuso di Limbadi nel Vibonese, con sequestri di droga per centinaia di chilogrammi, uno dei quali avvenuto nel porto di Gioia Tauro, dove la cocaina era arrivata in blocchi di marmo. In Decollo Ter, poi, gli episodi di importazione di narcotraffico vengono definiti dal GIP nell'ordinanza assolutamente nuovi e non oggetto dell'originaria investigazione. Si tratta dell'importazione di 255 kg di cocaina sequestrati nel porto di transito di Amburgo, in Germania, dell'importazione di altri 242 kg di polvere bianca sequestrati nel porto di Gioia Tauro il 28 gennaio 2004, gli affari gestiti in Togo e Benin dai narcos colombiani, che avrebbero trovato proprio in Africa occidentale un ottimo centro di stoccaggio della droga destinata all'Europa, e ancora dell'importazione della bellezza di 2.591 kg di cocaina scoperti a bordo del motopeschereccio Alexandria al largo delle Isole Canarie tra il 3 e il 4 giugno del 2003. Decollo Money ha poi svelato il tentativo di riciclaggio di 15 milioni di euro in una banca di San Marino, provenienti dal narcotraffico gestito da Vincenzo Barbieri, broker della cocaina, ucciso a San Calogero, che coinvolge anche i vertici del credito sammarinese. Ma chi conviene che buona parte del Sud America continui a essere la terra promessa delle mafie? Alle mafie stesse, certo, ma non solo, perché la cocaina non rappresenta un affare da quattro soldi, ma un solido terreno sul quale costruire veri e propri imperi economici. E dove ci sono molti soldi, è lì che si accentra il potere. La prima condizione per sopravvivere nella giungla del narcotraffico è la solvibilità, spiega il maresciallo Ercole D'Alessandro, uno dei segugi del gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza di Catanzaro, un nucleo di eccellenza nella lotta al narcotraffico. I debiti creano rogne e macchiano la reputazione. Il broker è una persona che lavora per più famiglie. Non è un soggetto che è lì a nome per conto di una famiglia, è lì a nome per conto di un consorzio di famiglie, di un gruppo di famiglie. E quindi il suo compito è quello di cacciare la cocaina, come poi c'è un'altra organizzazione il cui compito è quello di farla arrivare in Italia, e un'altra organizzazione è quella di individuare l'agenzia di trasporti per avere il carico di copertura. Un'altra organizzazione è quella preposta allo sdoganamento della cocaina che arriva al porto di Genova o di Livorno o di Gioia Tauro. E quindi per far arrivare la cocaina in Europa, un'organizzazione dalla selva colombiana a farla arrivare a Piazza Duomo a Milano, ci sono almeno 3-4 sottogruppi dell'intera organizzazione per far arrivare alla destinazione la droga. In questo momento è difficile identificare una persona, per esempio, che abbia le stesse caratteristiche di Roberto Pannunzi, di Pasquale Marando. Storicamente questi forse sono stati i più grandi broker dell''ndrangheta, gente che era in grado di acquistare in conto vendita, gente che riusciva a mettere assieme, proprio puntando sulla loro credibilità e sulla loro solvibilità, grossi quanti di cocaina. Adesso lo scenario sta cambiando, perché sia in Messico che in Colombia i cartelli stanno perdendo potere, stanno venendo fuori delle bande criminali che in Colombia e in Messico vengono chiamate Bacrim, come per esempio gli Urabeños, sono nuovi partner commerciali
che hanno grande facilità nell'acquisizione di grosse partite di cocaina e si muovono non soltanto in Messico e in Colombia, ma anche in tutti gli altri paesi dell'America Latina. Oggi ci sono per esempio broker come Pasquale Bifulco, che parte da un piccolo paese della Locride, natile di Careri, e riesce addirittura ad investire miliardi nell'acquisto di una miniera in America Latina. Ecco, gente che oggi riesce in qualche modo, con la liquidità di cui è in possesso, ad acquisire aziende in difficoltà, ad investire in risorse naturali, gente che oggi ha grande dimestichezza ma soprattutto grandi entrature. Ancora ci sono tante famiglie di 'ndrangheta, soprattutto in provincia di Reggio Calabria, in provincia di Vibo, che sono molto potenti nel mondo del narcotraffico. Cioè, il fatto che noi arrestiamo mediamente 40-50 persone per ogni volta che contestiamo un'associazione di inquisizione al traffico internazionale stupefacenti, non è che quella famiglia sparisce. Magari fosse così, perché ci sono i figli, ci sono i nipoti che prendono il posto dei genitori. Quindi noi facciamo un discorso di eliminazione, però il traffico non si ferma, il traffico va avanti. Salvatore Mancuso sostiene di non aver mai conosciuto Pannunzi. Non so neanche chi sia. Prima di finire in un carcere americano, però, vuota il sacco. Un magistrato della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che invano cerca di farlo estradare in Italia, va a interrogarlo negli Stati Uniti. Mio padre era originario di Ponte Cagnano, in provincia di Salerno. Sono nato e cresciuto a Monteria, nel dipartimento di Cordoba. Ho studiato agraria alla Università Javeriana di Bogotà e ho imparato l'inglese frequentando corsi di lingua nell'Università di Pittsburgh. Poi parla del padre, Don Salvatore, che a Monteria sposa Gladys Gomez, una donna bellissima che è stata anche Miss Cordoba. Mio padre era emigrato in Colombia grazie a un amico che lo aveva preceduto. Si chiamava Francesco D'Ambrosio. Mio padre cominciò a fare l'elettricista. Nel febbraio 1981, quando Salvatore Mancuso non ha ancora compiuto 17 anni, le FARC, i guerriglieri marxisti-leninisti, rapiscono Oscar Haddad, l'unico medico del paese e amico del padre. Salvatore Mancuso era il capo dell'Autodefensas Unidas de Colombia, parlava quattro lingue, aveva studiato negli Stati Uniti, figlio di un immigrato italiano, di una colombiana, riesce a creare un'organizzazione di paramilitari molto, molto efficace sul territorio. Lui racconta di avere avuto nel libro Paga oltre 30 deputati, era legato a magistrati, era un uomo che si muoveva con grande facilità nella selva e nel sottobosco colombiano, ma anche negli ambienti e nei palazzi della politica. E un personaggio del genere era in contatto con Santo Scipione, che è stato forse uno dei primi 'ndranghetisti a trasferirsi in Colombia, ma era in contatto anche con Giorgio Sale, con tanti altri imprenditori, ma soprattutto con broker della 'ndrangheta. Era uno che aveva il sogno di investire in Italia, di comprare degli appezzamenti di terreno, delle abitazioni in Toscana. Era uno che aveva investito nell'acquisto di un appartamento che si affacciava sui giardini vaticani, ma era un uomo che sostiene di aver finanziato anche la campagna elettorale di presidenti della Colombia. Quindi un uomo particolarmente attivo, uno di quelli che riesce a confezionare grosse quantitativi di cocaina e poi a venderli, a trattarli con organizzazioni o con broker legati alla 'ndrangheta. Una cosa è certa: se è vero che la cocaina è ormai una droga trasversale, rimane innegabile il fatto che rappresenti ancora uno status symbol. Una droga da ricchi, è per questo socialmente più accettabile dell'eroina.
perché nella concezione comune trasforma in superuomini, anche se la realtà è completamente diversa. In una striscia di coca sniffata in un privé di Milano ci sono decine di sostanze non tracciate e altamente tossiche per il sistema nervoso, che già sul medio periodo agiscono influenzando la percezione e alterando irrimediabilmente le facoltà cognitive e neurologiche. C'è una grande richiesta nel mondo occidentale, c'è un mercato in espansione, perché, come dicevo, un chilo costa 1.200 euro, da un chilo si possono fare 4 kg e 300 grammi, perché fino al 23-24% ha effetto stupefacente, e quindi un grammo costa 50 euro. Tutte queste sostanze quindi poi vengono ingerite nell'organismo e a seconda di cosa c'è là dentro incide più o meno nell'organismo, incominciando a distruggerlo, a indebolirlo, ma soprattutto nelle cellule del cervello, che non, ovviamente poi non si riproducono. Infatti noi ad esempio abbiamo visto in Colombia, per le strade di Bogotà, nella zona attorno all'università, dove le FARC, che sono i terroristi colombiani, vanno ad adescare i giovani, vanno ad adescare i ragazzi per farli entrare nella guerriglia, nel terrorismo, per farli andare nella foresta amazzonica, nella selva, a combattere contro lo Stato colombiano. E li abbiamo visti anche dei ragazzi di 20 anni, 25 anni, nudi, sporchi, ma soprattutto che avevano perso il senso dell'orientamento, cioè non riuscivano a camminare per strada, cioè attraversavano la strada senza rendersi conto che stavano andando, camminando tra le macchine. E questo era l'effetto della droga che hanno consumato, una droga, lo scarto della cocaina. Talmente questa gente era povera e si è drogata con lo scarto di cocaina, e quella sostanza gli ha spaccato il cervello.